Bentornati nel canale degli Uomini d'Avanza. Asti Rosti. Da Andrea. Lo sanno chi sono? Sono io. Oggi puntatina un po' diversa. Oggi diciamo che rompiamo le palle a quale regione? Qualsiasi cosa su al nord. Continente. Anche fuori. Anche fuori dal continente. Cosa c'è fuori dal continente? No, fuori da dall'Italia, Svizzera, parte della Francia, tutta quella zona. Diamo fastidio un pochettino a tutti. Perfetto. Vediamo se. Allora, facciamo i rosti di patate in versione 1.0 e in versione Devanza 2.0, di quelle se lo dice che lui. Tutti vi offenderete. Di che cosa abbiamo bisogno per questa ricetta? Voglia. I primi rosti sono semplici. Sono semplici, sono quelli di patate, li potete condire magari con un po' di rosmarino, qualche sale, pepe, qualche erbettina. Però di base patate e fecola di patate. Gli altri invece li faremo un po' più... un po' più spintini. Senti. Infatti ci metteremo un po' di cipolla. Cipolla rossa. Formaggio fondale, mental, quello che volete. Questo qui è Gouda. Però in realtà quello che volete è un bel guancianino fonnese, che è quello da sempre il... Fonnese questo. Fonnese. Chiesto, direi. Ci vogliono 5 minuti a farli. Ci dedichiamo al patate. Quindi 1.0. Vai poco in là. Dividi. C'è la divisione, come le medie. Quindi la prima cosa da fare è pelare le patate. Ci siamo preparati una ciotola, uno scolapasta. Poi? Scolerà però le patate. Un grattugiapatate. Gratto, posso andare? Vai. Lo sapete che eravamo da un po' che volevamo portare sul canale i rosti. Questa ricetta ci stava sfuggendo. La volevamo fare, ma non c'era mai il tempo di prepararla. Quindi. E ci vogliono 5 minuti, Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, che adesso mi cazzia sempre perché lo dico alla fine. Quindi ora ve lo dico prima e vediamo se funziona. Iscrivetevi al canale, che a voi non costa niente e a noi ci fa crescere. E attivate la campanella, mi raccomando. Poi c'è Star Trek. No, com'è che si chiama? TikTok? Sì, ci sono i social, TikTok, Facebook, Instagram. Seguiteci su tutte le piattaforme, tanto siamo presenti su tutto. Però devi pelare più piano, che poi sembra che io gratto lentamente. Capito con cosa devo combattere ogni volta io? Detto ciò, che come abbiamo ribadito sempre più volte si dice ai maiali, dobbiamo stricciarle. Le patate. Andrebbe fatto con un panno. Messa dentro un panno e strizzate, però siccome noi non siamo così tanto dotati di panni... I consigli di Alessio. Perché facciamo questa operazione? Perché togliamo un po' di liquido dalle patate. Perché le vogliamo che diventino croccanti? Vogliamo che diventino croccanti. Anche quando fai le patate fritte, tu le metti in acqua, gli levi l'amido. Poi le asciughi prima di friggerle, per due motivi. Non deve morire. E due, e volendo le puoi passare anche nella fecola, che te le rende ancora più croccanti. Perché gli stai mettendo amido puro. Eh sì. Vedi? Un bel po'. Vedi di sotto il bianco? Quello è tutto amido. Quello va via con l'acqua delle patate, però tu glielo reintegri. Sì. A posto. Allora, amido. Vai, sala. La rimpastiamo. Vedi come diventa già bella collosa? Questo poi, quando al momento di andare in padella... Così. Sì. E soffrittina, a posto. Esatto, e le lasci cuocere. Perfetto.
Semplice, buono, veloce, ci fai un aperitivo, ci fai un contorno, ci fai all'amore, ci fai tutto quello che vuoi. Un po' di olietto, una noccetta di burro. Ok, facciamo andare bene olio e burro in tutta la padella. Con l'aiuto di un coppa pasta gli diamo la forma tonda. Ora li lasciamo dorare da una parte e dall'altra, li tappiamo appena appena, così si aiutano col vapore anche a cuocere le patate. Ora li possiamo lasciare anche un pochettino aperti in modo che la parte sopra e sotto crocchi, che non abbia troppo vapore all'interno. Eccoli. Bellino il colore che stanno prendendo. Ok, qui i nostri primi rosti li possiamo anche levare. Ho cotto bene, siete profumo. Ok, e questi sono i classici normali d'accompagnamento, da anche un aperitivino con questi. Ora ci accingeremo a fare quelli d'avanza. Quelli. Quindi patate pronte, cipolla pronta, io continuo a piangere perché è una ricetta commovente. Diamo una grattata al formaggio, sempre grattugia larga. Abbiamo tutti gli elementi per preparare i nostri rosti, passiamo sui fornelli. Partiamo con della cipolla. Li facciamo di forma un po' diversa questi perché vogliamo che siano imbottiti. Lasciamo rosolare un pochettino la cipolla. Poco sale, rosmarino, eccoci qua. Cerchiamo di dargli una forma un po' regolare. Mi raccomando, a casa non mettete le dita nella padella. Quindi un po' di burro, come prima. Allora, con questi, essendo leggermente più grandi, abbassiamo leggermente la fiamma, li copriamo come prima, così cucina bene la patata all'interno. Ok, ora possiamo iniziare a posizionare il guanciale. È il momento più godurioso. All'americana, Alessio, all'americana. Wow. Prepariamo il nostro sandwich. Wow. Finalmente i nostri rosti sono pronti. Parla. Ah, tu parti subito dal mio, da quello d'avanza. Perché non vai sul tuo CCCC? Seguiamo le ricette regionali. Molto buono. Oh, sono buoni davvero. Buonissimi. Scusami.
Ecco, esattamente così. È croccante fuori, morbido dentro. La cipolla rende tutto dolce, raddolcisce tutto e poi arriva il salatino del guanciale, il cremoso del formaggio, no, buono. Il formaggio del formaggio. Buono, buono, buono davvero. Cioè, ragazzi, scriveteci sui commenti se voi siete più tradizionalisti o più tradizionalisti. Questi sono i tradizionali e questa è una versione. Scrivetecelo sui commenti se siete per quelli tradizionali o per quelli un pochettino più spinti, saporiti, modificati, blasfemi, mi farebbe da dire, perché tanto sui commenti arriverà per forza qualcuno che gli abbiamo toccato i parenti più stretti con questa ricetta. Guarda come sono croccantini, sì sì. Quindi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Sempre Devanza. Ciao. Ciao.